Oggi ricordiamo un uomo che ogni anno con il suo sacrificio ci ricorda che la democrazia e la Repubblica sono un bene di tutti, sono un bene condiviso al di là di come la si pensi e che i suoi valori debbono essere difesi da tutti. A parole siamo tutti disposti a sacrificare la vita per i più alti ideali. Quando si tratta in concreto di combattere per gli ideali e per la libertà di tutti e farlo contro forze come quelle del terrorismo rosso, che erano assolutamente molto presenti anche sul territorio genovese, si passa dalle parole ai fatti e lì si misura anche il coraggio delle persone. Il suo ruolo di delegato sindacale andava ben oltre il suo ruolo di delegato sindacale. Lui era proprio un uomo responsabile dal punto di vista civile, umano, e questo lo ritroviamo anche nelle sue parole. La democrazia sui posti di lavoro lui la vedeva proprio pienamente già negli anni 70. Il coraggio di un uomo normale, il coraggio di un uomo presente, forse per dirla con la figlia, il coraggio di un uomo.